Occupy DJ, io sono Valentina, a mio fianco c'è Alessandra e siamo sempre in diretta come tutti i giorni, da lunedì al giovedì. Sì, lo dice con un certo peso nell'anima. Perché con una tu certa in realtà condizione. Hai bigiato un po' settimana. Voi non vedete, ma qui sotto abbiamo delle catene alle caviglie, noi non usciamo, non abbiamo un fine settimana. Tranne me, la settimana scorsa che ho saltato giovedì, ho fatto un fine settimana in quattro giorni. Vale, c'è un mondo fuori da qua. Vale, c'è una vita. Dovresti... Sei andata a giocare a golf, vedo. Sì. Anche, sì, anche a badminton. Ok. Polo, hai presente? Sei diventato proprio un British. British. Sai che hai fatto sto fine? Io ho festeggiato un compleanno per tre giorni, quindi ho avuto tempo. Compleanno iraniano? Cos'è? No, no, compleanno si è festeggiato per un po' di sera. Ma vedete, allora, no. Oggi è lunedì, quindi abbiamo il nostro appuntamento con gli eliminati, perché sono stati due gli eliminati di X Factor giovedì scorso, quindi noi li abbiamo intervistati venerdì e vi faremo vedere che cosa ci hanno raccontato. Poi puntata, puntata completamente al femminile oggi. Mm-hmm. Chi ci viene a trovare? Arianna Cortese, questa ragazza ideatrice di un progetto fighissimo. Sì, lei è giovanissima, ha avuto un'idea davvero brillante. Chiamato Pick My Book, di compravendita di libri, ma che andremo a vedere con più attenzione dopo. Mm-hmm. E poi Deborah Jurato, che è la vincitrice dell'ultima edizione di Amici, che il 10 di novembre, quindi pochissimi giorni fa, è uscita con il suo album che si chiama Libere, quindi ci spiegherà che cosa contiene quest'album. Siamo curiosi. Senti, io ho un po' di male alle gambe, ti va se ci andiamo a sedere? Io devo prima fare gli auguri al mio cane, Marta. Ciao Marta, auguri. Io ti lascio, fai gli auguri. Segreteria telefonica. Oh, eccoci qua. Senti più comodo? Sì, adesso molto meglio, ho faticato tantissimo. Allora, segreteria telefonica. Noi quest'anno intendiamo come segreteria telefonica un messaggio vocale che ci potete lasciare al nostro numero di WhatsApp 342 87 95 900. Bravissimo. Dove potete chiederci dei consigli o esporci dei problemi o cos'altro, Ale? Cos'altro? Domande esistenziali, ricette. Sì, noi siamo bravissimi a trovare delle risposte. La no? Qualunque, ma anche proposte. Ma anche proposte. Esatto, anche proposte, perché quest'anno siete voi a scegliere il tema di giornata, quindi potete decidere appunto voi stessi di che cosa parlare. A me piacerebbe che ci provassero a mettere un po' in difficoltà, più di quanto non facciamo noi due da soli. Esatto. Allora, ascoltiamo il messaggio di oggi. Ciao, Occupy. Ciao. Sto rifacendo la camera in questi giorni, okay. E quindi volevo avere un po' d'aiuto da parte vostra, perché non so veramente da che parte farmi. Le bianchini. Le pareti, non so come dipingere, non so come arredarla. Quindi volevo avere il vostro aiuto e volevo magari vedere qualche immagine di camere moderne o di camere per ragazzi. Quindi ciao Occupy, grazie. Grazie. E chiamate Vasco Brondi Studio. Oh, allora lanciamo, rigiriamo subito l'appello che ci hai lasciato, non ci hai detto come ti chiami. Vabbè, lo rigiriamo subito alla redazione, quindi invitiamo Vasco Brondi, ragazzi. Invece, adoperiamoci per invitare. Per quanto riguarda la sezione IKEA case, l'angolo di Vale Ale. Sì. Se di solito noi chiediamo, perché è vero, noi chiediamo tanto, fateci le domande che vi aiutiamo, poi in effetti riusciamo sempre a trovare il modo per svignarcela senza dire niente. Ma c'è un ma? Oggi abbiamo provveduto, abbiamo scelto tre immagini di stanze e case che ci sono piaciute, quindi partendo da case un po' pretenziose, insomma, a vari dove livelli. Bisogna spenderci, a diciamo quelle più economiche. Per vedere se riusciamo a darti una mano e a cogliere qualche idea. Esatto, allora, vediamo. Allora, partiamo dalla prima stanza, che vista, no, lì si vede bene, ok, questa è la stanza di Ryan di Ossia. Sì, quindi quella fantastica mini casetta dépendance che c'era in casa, appunto affacciata sulla piscina. Insomma, non è alla portata di chiunque, però magari puoi prendere ispirazione. Cosa c'è? Cos'è quello? Un coccodrillo? È un coccodrillo che tutti io lo abbiamo. Voglio, il coccodrillo. Beh, questa stanza è un po' più piccola di camera mia, eh. Io qui a Milano, a Isola. Allora, vediamo la prossima stanza. Se invece non è il tuo caso questa metratura e ti piace anche qualcosa di un pochino più particolare, abbiamo qui la camera di Patti Smith, con Patti Smith impagliata inclusa nell'arredamento, se vogliamo. Possiamo notare quelle tubature che non è molto comoda se vuoi dormirci, però... Beh, dipende, se sbagli mira con la sveglia sul comodino rischi di ustionarti la mano sui tubi. Non è molto bella. Vabbè, comunque, ultima stanza. Abbiamo qualcosa di alternativo qui, esatto, da cogliere. Non ti preoccupare, se ancora la metratura è ancora più ridotta. Esatto, abbiamo la stanza di Charlie del Telefilm Girls, che non abbiamo visto, però ci è piaciuta molto questa immagine, quindi... Che millanteremo di aver visto da lì. Sei pochissima metratura, puoi utilizzare dei soppalchi, delle cose, ci è piaciuta molto perché è praticamente tutta in legno questa stanza, quindi occhio alle candele perché è rischioso. Ecco, per cui questa è anche la dimostrazione che con poco spazio, quando uno si sa fare le cose da sé, riesce ad ottenere delle figate. Ebbene, occhio però, perché si tende a sbagliare, a credere che le cose che fatte semplice, col riciclaggio, no? Comunque con materiali riciclati, siano più semplici di quelle fatte con materiali nuovi. Di questo ci parla la redazione.
In un periodo in cui il grano scarseggia, la risposta è il DIY, do it yourself, o fai da te che dir si voglia. Le parole d'ordine sono riciclare, riusare, riconvertire per fare di necessità virtù. Sono centinaia le trasmissioni TV, i blog e i canali YouTube dedicati al bricolage con materiali di recupero. Il sovrano assoluto dell'arredamento riciclato e la chiave di volta del mondo della riconversione sostenibile è sicuramente il bancale. Con i pallet puoi fare cantinette, panchine, divani, tavolini da caffè, letti in stile tatami, poltroncine, separé e scaffali. C'è chi ci ha costruito una casa intera. Non fatevi ingannare dall'apparente semplicità del progetto 500 euro per un tavolino fatto con legno di scarto, ma me lo faccio io da solo e risparmio. Ecco l'errore più comune. Ci vuole una manualità ancora maggiore che per costruire con materiali di qualità. Quindi non fatevi ingannare. Dietro un materiale povero c'è una capacità che vale milioni. A me personalmente il fai da te mi è sempre piaciuto fin da piccolo. Io, guarda un po', sono cresciuto con praticamente solo con donne, tra zie, nonne, la mamma, e mi hanno insegnato a fare cose molto particolari, tipo il punto e croce, il decoupage. Poi è arrivato... Non mi convinci! Sono bravissimo, anche se non sembra. Poi è arrivato mio zio che, non avendo avuto nessun figlio maschio, ha visto in me il figlio e mi ha insegnato a pescare, a montare armadi, mettere su muri. Quindi se avete bisogno di imbianchini, avete dei pantaloni scuciti, dovete cambiare dei bottoni, ecco Ale, tutto fare. O cagna ristrutturazioni al 342-87-95-900. Esatto, lanciamo proprio l'appello. Cos'è che mi punti il dito, Walter? Ecco, ok, perché il fai da te non è legato solamente all'arredamento, ma può esserlo anche all'abbigliamento. C'è infatti una startup italiana, direttamente dalle Marche, che si chiama Alive Shoes, dove praticamente ognuno di noi può disegnare un paio di scarpe, come più gli piace, quindi scegliendo la texture, materiale, disegni, personalizzarla con nomi, addirittura scegliere come fare il video di promozione di questo paio di scarpe, e poi se piace almeno a 7 persone, quindi 7 persone sono interessate ad acquistare questo paio di scarpe, la scarpa va in produzione. Cioè se io convinco mia zia, mia nonna, i parenti, sì, cose infatti, anche è abbastanza semplice. Se convinci 7 persone a comprare la scarpa che hai disegnato, questa va direttamente in produzione e la puoi trovare ai piedi di chiunque tu voglia. Hai capito, loro malgrado, ma non c'è bisogno di andare fino alle startup a livello internazionale. Tutti abbiamo fatto qualcosa, anche solo montare un mobiletto IKEA. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare oggi e vi chiediamo. Infatti la domanda del giorno è: qual è la cosa artigianale che hai fatto e di cui vai più fiero? Hashtag fatto in casa. Ci potete lasciare le vostre risposte su Facebook Occupy DJ, Twitter Occupy DJ o al numero di WhatsApp 342-87-95-900. E andiamo a vedere che cosa dice del fai da te Twitter. Tweet Parade. 4, 3, 2, 1. Quindi Tweet Parade di oggi è basata sul fai da te. Vediamo se hanno un po' di inventiva a proposito. Deb dice: ho imparato a mettere le pellicole trasparenti sugli schermi dei telefoni meglio dei cinesi. Hashtag do it yourself. Effettivamente non è facile, perché io di solito pulisco, cioè ci provo anche a farlo bene, poi c'è sempre quel pezzettino di polvere che si incastra e... Io ho scoperto dopo 3 mesi che c'era una pellicola. Fantastico. Sullo schermo. Ma cosa ne dico? Alla fare? Numero 4! Troviamo Elisa Ghi. Nella scala delle cose utili, il voto di maturità si colloca tra la birra analcolica e i lavoretti di decoupage di zia Carmela. Però i lavoretti di decoupage si possono riscoprire interessanti. Il decoupage è da rivalorizzare. La birra analcolica invece non troppo. Numero 3. Troviamo Lino Petrosino che dice: quelli che fanno manicure fai da te li riconosci dalla mano destra sanguinante. Cioè? Cioè che farla, cioè far la mano sinistra, ok, fare la sinistra se non sei mancino è un po' difficile, no? Tutto quello che i francesi chiamano le sue tante cose che si imparano questi problemi, ragazzi. Alla numero 2 troviamo delle mani. Chicca 70, sono tutte e due conciate male. Chicca 75F. Gente che fa capolavori col decoupage ed io che giustifico i pacchetti regalo dicendo che li fa l'associazione benefica Amici del Parkinson. Io, ma perché mi guardi? Non sai cosa dire. Io di solito per i pacchetti recupero i sacchettini appunto di grandi feste. Quindi posizione numero 1, rullo di tamburi, troviamo Mego Asco che dice: mi puoi prendere cacciavite e martello? Mamma, ma da quando fai bricolage? Ma ti pare? Devo rompere una noce di cocco. Assieme al cacciavite e martello dare l'imbracatura, tutto compreso. La roba da... Sigla! E adesso avanti. No, qui c'è un passo di liscio che dobbiamo fare di incrocio. Perché adesso abbiamo Bruno Mars con Mark Ronson con Uptown Funk. Mark Ronson e Bruno Mars, Uptown Funk, che figo. Però
ti piace sacco. La giacchetta rosa, lo diciamo a Stefano che domani provvede. No, erano i bigodini che io stavo guardando. Okay, chiaro. Noi ci rosa. Vediamo dopo la pubblicità con X Factor e Arianna Cortez. A tra poco. 15-17 minuti, siamo sempre in diretta ad Occupa ITJ e oggi stiamo parlando di do it yourself e quindi del fai da te. Devo riconoscere che io avevo letto in bacheca lì in redazione quelle sigle e non sono dovuta andarle a cercare di nascosto su Wikipedia. Quindi la domanda di oggi è: qual è la cosa artigianale che hai fatto e di cui vai più fiero? Hashtag fatta in casa. Artigiani che ci seguite, qual è la cosa più figa che avete fatto? Ci inizia a rispondere chi? Igor Tonon, che dice: sono riuscito a fare i marshmallow, non sono semplici da fare, ma sono venuti strabuoni, hashtag fatto in casa. Che buoni i marshmallow. Come si fanno? Io li ho sempre associati a qualcosa di mistico. Ma ci lasci un messaggio vocale e ci spieghi come si fanno? No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia, forse sono un po' rincoglionito. Ma come si fanno i marshmallow? Così ci provo anch'io a farlo. Su Facebook, Romy Depp, Domi Rap, ho fatto delle spille con la tecnica del decoupage, ti chiedo di fare Matrix per un secondo. Vai. La tecnica del decoupage: ho comprato una spilla in una bancarella a Belgrado e con un po' di fantasia e creatività ne ho creato un paio che ho regalato alle mie amiche, amici. Okay. E qui parte una bella startup del decoupage. Ho bisogno di gente. Potresti che la inizi. Potresti dare una mano, no? Visto che tu sei pratico. Beh, porca miseria, questo secondo me è livello alto. Troppo alto, ok, niente. Come non detto, prossima risposta arriva da WhatsApp, da Serena, che dice: non ci crederete, ma sono riuscita a farmi il letto con i bancali. Armata di tanta pazienza e di un fidanzato disponibile ai passaggi più duri, finalmente ho realizzato un piccolo sogno, hashtag fatto in casa. Anch'io ho sempre voluto farlo, poi ma secondo me richiede anche un po' di pazienza, cosa che i passaggi duri fatti al fidanzato, tipo rubare al mercato centrale i bancali, ancora il tizio sopra sta vendendo, sto dai, vieni qua. Prendetemi il gioco! Olè. Ok, allora, che oggi, come tutti i lunedì, okay, come diceva Vale prima, abbiamo il nostro momento X Factor. Sì. Giovedì scorso c'è stato il live, ci sono stati ben due eliminati e venerdì sono venuti a parlare con noi. Esatto, gli eliminati di settimana scorsa si chiamano Riccardo e Vivian e li abbiamo sottoposti al nostro gioco Inferno Paradiso. Scegli tu. Allora facciamo l'uno. Mica. Inizia tu. Lo racconto perché comunque merita. Quando ero piccolina sono entrata in un centro commerciale, c'erano dei maxi schermo ovunque. E su questo schermo c'era Mika che cantava la canzone I could be blue, I could be blue, Grace Kelly. E io mi sono innamorata tantissimo di questo brano soprattutto. Poi all'interno dei live shows ci sono rimasto un po' male certe volte. Alla fine è una gara, è un concorso e funziona così ed è giusto così. Victoria. Vicky era il mio giudice e è stata colei che mi ha scelto per insomma intraprendere questo percorso. E ci sono stati dei momenti un po' più difficili da affrontare. Però comunque alla fine siamo riusciti a ricollegarci. Morgan. Con Morgan ho secondo me avuto proprio un rapporto molto difficile. E ti viene detto sei un cantante da karaoke, già se sei una persona un po' insicura, con poca sicurezza, senti dire queste cose e dici cavolo, allora forse è vero. E invece poi ho imparato, grazie a Fedez, a andare avanti per la mia strada e infatti per questo lo ringrazio. Quindi apriamo la 6. Oh, Fedez. Cioè, Fedez penso sia stato veramente, come ho detto ieri sera, un maestro e un amico unico. Perché inizialmente forse il rapporto che ho avuto con lui dall'home visit è stato un po' strano, perché comunque ho subito un'eliminazione da parte sua. Poi quando sono arrivato al live e sono passato, devo dire che non ho veramente niente cioè, da dire, perché è stato veramente tutto perfetto, le canzoni che mi sono state assegnate, come lui si comportava con noi ragazzi. Fedez è stato il giudice che credo mi abbia capito di più, cioè come se mi avesse sempre valorizzata. Cioè, sarebbe un mio sogno lavorare con lui, perché ho visto proprio che ci teneva a quello che facevo e proprio lo sentiva. Ma visto che mi hanno detto 8, scegliamo l'8. Buddy, il mio buddy, aspetta, buddy, giusto? È stato Lorenzo,
perché con lui ho da subito legato tanto e per me dentro al loft è stato veramente come un fratello. Winner. Yeah. Per i miei gusti, io vorrei che in finale arrivassero Made e Lorenzo. Lorenzo per appunto la capacità di comunque tenere incollata la gente quando canta, il fatto di essere molto emotivo, emozionale. E Mad vorrei vincesse per il percorso che sta facendo, perché ogni puntata si sta dimostrando veramente meritevole e capace di stare sul palco, e secondo me lui è nato per fare questo. Ogni puntata io l'ho sempre vissuta come non vedo l'ora di vedere l'esibizione di Mad, almeno per me era così. Quindi io spero vinca uno di loro due. E questi erano Riccardo e Vivien, gli eliminati del live di giovedì scorso a X Factor, che li abbiamo sottoposto al nostro gioco Inferno Paradiso. X Factor. Hai imparato anche questo, sapere che cos'è? Sì, non c'è bisogno, sì, non c'è bisogno di sottolineare. Vabbè, la mia e nel frattempo ci ha raggiunto in studio Arianna Cortese. Ciao Arianna, ciao, benvenuta. Ciao a tutti. Tu sei una giovanissima creatrice di una applicazione che si chiama Pick My Book. Esatto, sì. Che si occupa della compravendita di libri usati. Esatto. Come definiresti tu la tua applicazione, quindi Pick My Book? Questa applicazione, quindi un'app e un sito, okay, velocizza e semplifica la compravendita di libri usati tra noi studenti o anche tra semplici lettori, quindi è incentrata sia sui libri scolastici che sui libri di narrativa. Si possono caricare, si può caricare il libro che vuoi vendere, essendo gratuita e geolocalizzata, quindi inserisci dove sei, okay, e poi un acquirente si mette in contatto con te tramite una chat privata sul sito, in modo da far avvenire lo scambio. Una compravendita dei, esatto, libri usati. Semplicissimo. Mercato. Com'è che ti è venuta questa idea? Cioè, c'è stato un momento, un qualcosa che ti ha fatto accendere la lampadina? Arrivavo proprio alla vigilia della maturità, quindi a giugno di quest'anno, e appunto vedendo tutta quella marea di libri che avevo per la stanza, che dovevo incominciare a studiare, ho detto boh, poi dopo cosa ne faccio di questi libri, no? Molti stavano anche abbastanza, non volevo neanche utilizzarli più, perché e quindi ho detto perché non venderli, solo che ripensando a venderli in libreria, quindi ore e ore di coda, perdere tempo davanti alle librerie oppure girare per le scuole, per Torino, trovare un acquirente, ho pensato di creare appunto questa applicazione, questa app per facilitare e velocizzare il tutto. Così mi sono rivolta a due miei amici che hanno già familiarità con le startup e quindi abbiamo creato tutto. Sì, perché ricordiamo che hai solo di 18 anni, sì, perché Giovanni qua è l'imprenditrice. Quindi tu hai avuto questa idea, come sei riuscita a trovare dei finanziatori veri e propri? Allora, proprio grazie a chi ti sei rivolta? Grazie a questi due miei amici, okay, che hanno già familiarità, quindi hanno già due loro progetti online anche loro. Mi hanno messo in contatto con questi due finanziatori di Cuneo che hanno deciso di investire nel progetto. Appunto, grazie ai loro investimenti siamo riusciti a realizzare il sito prima a settembre e poi le applicazioni sia su iOS che Android a ottobre. E come hai pensato di promuovere la nascita del sito? Tramite social, okay, quindi Facebook, Twitter, comunicati stampa, interviste, cose così, e anche con volantinaggio però più locale. Sì, esatto, perché a Torino è più territorio, già riusciamo a incentrare meglio la campagna marketing. Però noi siamo nazionali, quindi completamente su tutta Italia, ricopriamo tutto il territorio italiano. Okay. Cosa ti sentiresti di consigliare a un ragazzo o ragazza che ci guarda da casa e che magari ha un'idea che ritiene vincente ma che non sa come far nascere o come portare avanti? Quali sono i primi passi? Che cosa ti senti di consigliare? Io, quando un giovane ha un'idea, è importantissimo che comunque cerchi di farla, di metterla in campo, di realizzarla. Cercandosi aiuti, magari io fortunatamente ho avuto due appunto queste conoscenze, ma cercando qualcuno si trova in Italia, cioè un mercato. Sì, c'è la burocrazia che blocca un po', ma ci si può fare investimenti, si può fare nuove imprese, nuovi progetti. Bisogna anche far ripartire il paese, quindi cercare di investire, e soprattutto per i finanziatori, ma anche per realizzare le proprie idee, cercare di farle. Di trovare persone, esatto, che abbiano voglia di investire, che ci, esatto, credono. Ma senti Arianna, secondo te possiamo dire che una grossa spinta l'hai avuta dal fatto che magari in questo periodo un po' di crisi la gente voglia risparmiare, quindi senza andare a comprare, sì, libri di testo? Sì, sono libri usati, quindi il prezzo lo decide il venditore, solitamente essendo libri usati sarà metà prezzo, e chi lo vende ha il guadagno appunto di prendere metà prezzo in confronto alle librerie, ma tutto è proprio per risparmio, essendo anche risparmi sia tempo che soldi effettivamente.
Ma senti, diamo un po' di numeri. Quanti sono i libri che attualmente avete su Pick My Book? Attualmente sono più o meno 10.000 libri caricati e 4.000 gli utenti, ma siamo online da settembre. Appunto, ottobre. In quanto tempo? Perché prima stavamo parlando fuori onda. Il sito è online da metà settembre e le app è ottobre, quindi è un mese e mezzo. Però tu dicevi poco fa che gli utenti fra di loro si scambiano direttamente i libri, quindi qual è la funzione in questo caso di Pick My Book? Nel senso... Noi mettiamo in contatto i due utenti, il venditore e l'acquirente. Le mettiamo in contatto tramite chat privata o sul sito o sulle app. Okay. E a quel punto i due si mettono d'accordo tramite chat, quindi si parlano e fanno avvenire lo scambio, un accordo tra di loro. Adesso stiamo pensando anche di sviluppare una specie di facilitare la spedizione, anche perché vediamo che magari essendo geolocalizzata comunque magari un contatto è di Torino mentre uno è fuori Torino, cerchiamo di velocizzare questo aspetto della spedizione per facilitare appunto più gli scambi che comunque sono già avvenuti abbastanza. E ad oltre a questo c'è una sorta di verifica da parte vostra dei libri che poi si vanno a scambiare? Sì, noi facciamo caricare tre foto di tre pagine scelte a caso del libro, quindi mettiamo pagina 50, 120, 200, in modo da far vedere all'acquirente un po' la situazione del libro, lo stato del libro, esatto, se è usurato, cioè se è veramente usato, quindi sottolineature e tutto lo può vedere dalle foto. Ovviamente non è la garanzia completa, ma è già qualcosa. E poi chiediamo anche un feedback sul venditore, quindi dopo che avviene lo scambio chiediamo all'acquirente di segnalarci se il venditore è stato venduto il libro. Corretto, esatto. Okay. Quali sono i generi più scambiati? Noi per adesso, visto che era il periodo scolastico, abbiamo avuto anche libri scolastici, ma in particolare narrativa, quindi libri liceali. Ah, ecco perché non sono solo libri no, di sia universitari che libri liceali, per esempio, ma anche narrativa, quindi sempre il libro baricco, metti e lo voglio vendere, lo carico su Pick My Book e un altro lettore lo può acquistare. Quindi c'è questo anche scambio di libri cartacei, ecco, semplici. Allora, rimaniamo in tema sempre di libri con il prossimo video che noi ci vediamo di Belle e Sebastian Wrapped Up in Books e poi continuiamo a parlare con te. Sarà Wrapped Up in Books di Belle e Sebastian. A proposito di libri, abbiamo qui Arianna Cortese, una giovane imprenditrice che è la creatrice dell'app e sito web Pick My Book, scioglilingua, di scambio e compravendita di libri. Tu che relazione hai, Arianna, personalmente con i libri? Sei una divoratrice di libri? Leggo parecchio, sì, amo leggere. Sì, leggo, anche mi piace raccogliere i libri in casa, ma soprattutto mi piace poi averne di nuovi, quindi fare un po' di scambio, un po' di giro, non avere sempre gli stessi in casa, quindi appunto Pick My Book mi serve proprio per questo, a facilitare questa cosa, questo scambio di libri. Vendo il mio libro, ne compro un altro con... Non sei gelosa del... Cioè, tutti abbiamo dei libri di cui non... ci sono quei libri che ovviamente rimangono nel mio cuore. Tipo, che libro ti sentiresti di consigliare? Guarda, ho letto appena adesso un libro di Carrère che mi è piaciuto tantissimo, che è Le vite che non sono la mia, che è un libro appunto che mi è piaciuto veramente tanto e questo qua è veramente... E bello. Lo si trova su Pick My Book? Sì. Ok. Che così se qualcuno ci sta guardando è interessato, perché non può... Sì, credo di sì. E quindi appunto leggo questo libro e poi magari lo voglio vendere, lo metto su Pick My Book e ne compro un altro. Grazie a Pick My Book si riesce un po' a capire i gusti dei ragazzi in tema di lettura in Italia? Sì, perché comunque sono avvenuti alcuni scambi sui libri di narrativa e generalmente ci sono le varie tipologie di libro che magari possono essere anche molti gialli e altri anche di fantascienza o altri libri un po'... e quindi i giovani scelgono più questo, poi invece ci sono libri di narrativa classici che vanno molto anche... Gialli e fantascienza. Tipo il libro più gettonato invece? E il libro più gettonato penso sia uno di Baricco, si chiama A questa storia mi pare che... L'ho scelto in tanti. Beh, ci potrebbe essere la top 5 dei libri. Beh, poi più sarà scambiati. Ovviamente diviso, cioè diverso da ragazzi e ragazze, probabilmente. Sì, no? Sì, sì, i generi letterari sono diversi. Quale pensi che sia l'evoluzione? Qual è il tuo progetto futuro di Pick My Book? Come vedi il futuro di Pick My Book? Pick My Book sta appunto, essendo all'inizio, stiamo cercando di migliorarlo, quindi implementare dei miglioramenti sia anche su un ambito social, quindi farlo diventare molto più social, quindi c'è il contatto tra i due utenti, stiamo cercando di migliorare tutto e avere delle idee. E, comunque sì, siamo sempre su questo, sullo scambio dei libri, cercando di migliorare anche gli aspetti
della compravendita, semplicemente velocizzare, fare venire delle idee di scambi un pochino più, diciamo, più evolute rispetto alla semplice e banale compravendita che abbiamo adesso, ma perché siamo all'inizio. Così siamo banale, che così banale non è, perché siamo raggiunto questi numeri in così poco tempo. Però c'è da dire che negli ultimi anni gli ebook stanno prendendo sempre più piede. Come lo vedi il futuro, appunto, con l'avvento dei libri digitali? Beh, i libri digitali, cioè, sia il libro digitale che il libro cartaceo, e molti amano il libro cartaceo, anzi secondo me rimarrà sempre l'amore per il libro cartaceo, averlo tra e le mani. Per gli scolastici, visto che si sta parlando anche di una sorta di evoluzione a livello scolastico. Sì, i libri, ovviamente, come ho detto, non c'è solo il libro scolastico da noi, quindi c'è il libro di narrativa. Se c'è un'evoluzione da parte digitale, ben venga, anzi che siamo molto più smart, molto più tecnologici, in Italia sarebbe anche così. Esatto. Quindi abbiamo i libri di narrativa, ci focalizziamo solo sui libri scolastici. Ma visto che il tuo progetto nasce e vive sul web, ti vogliamo sottoporre al nostro spazio hater. Insomma, quando si lancia un progetto sul web c'è sempre qualcuno che deve dire la sua, e non sempre positiva. Quindi noi abbiamo trovato... Devono dire la sua anche se dici cosa hai mangiato a colazione. Beh, quello sì. Lo ben sappiamo. E quindi abbiamo trovato questo tweet che parla di te e dice: il libraccio esiste da 30 anni. Non vedo quale sia l'idea originale di questa app. Proprio perché è un'app. Esatto. Quindi è già tecnologica, non ti devi neanche muovere da casa per andare in libreria. Abbiamo molto più utenti, quindi puoi avere un bacino di utenti, un bacino di acquirenti molto più vasto rispetto al libraccio. E appunto è la comodità, semplicemente la velocità, con un click riesci a mettere in vendita il tuo libro o acquistarlo. Cioè, è l'evoluzione. Insomma. Secondo me, poi ovviamente le librerie ci saranno sempre, quindi è benvenuto. Speriamo. Esatto. Arianna, noi ti ringraziamo. Grazie mille. Un sacco, complimenti. Ricordiamo il tuo sito e la tua app, Pick My Book, giusto? Sì, esatto, okay. www.pickmybook.com. Grazie mille. A te. Ferma! Che crolla perché è bilanciato, sennò che caschiamo noi qua. Noi lanciamo il prossimo video dei Foo Fighters con Something From Nothing. From Nothing. E ci vediamo subito dopo la pubblicità con Deborah Jurato. 15:14 minuti, siamo in diretta dallo studio di Occupy DJ. Oggi, come tema di giornata, abbiamo scelto di parlare del fai da te. E la domanda che vi abbiamo fatto è: qual è la cosa artigianale che hai fatto e di cui vai più fiero? Hashtag fatto in casa. Abbiamo visto un po' di oggettini decoupage vari prima, adesso che cosa vedremo mai? Dietro di te, capoccione, c'è Andrea Russowski. Che dice: capisci di essere alla frutta quando tagli a metà un rotolo di Scottex per ricavarne due rotoli di carta igienica. E noi prima ci chiedevamo: ma chi taglia davvero? Cioè, ma perché lo devi tagliare? Portalo direttamente in bagno. Non so quanto ci risparmi, sono tubetti di pomata dopo. Su WhatsApp, Francesco: per il compleanno della mia ragazza ho costruito un libro pop-up di quelli che diventano 3D appena li apri, con la storia del nostro incontro. Carini. Ci ho messo quasi 2 mesi, ma è venuta una bomba e lei è impazzita. Ma anch'io voglio sapere come si fa. Diccelo, assolutamente. Ce lo puoi dire? Prima cos'è che avevamo chiesto invece? Avevamo chiesto la ricetta dei marshmallow. Perfetto, grazie. Da WhatsApp prego, invece Caterina. La cartellina. Prego, signora Pegorerle. Caterina dice: io mi sono fatta un portafoglio di stoffa cucito tutto a mano grazie all'aiuto di nonna, hashtag fatto in casa. Sì, perché le nonne queste cose le sanno fare molto bene. Anch'io le so fare, da bravo nonno. Appunto. Ti faccio un'offerta che lui non vorrà rifiutare. Ti porto qua perché fra pochissimo ci sarà Deborah Jurato qua con noi in studio. Allora prima ci vediamo il suo video, anche se fuori è inverno. Ma senti Vale, abbiamo chiuso il video con una persona un po' familiare. Ne sai qualcosa? Ne so qualcosa, sì. Ma tra l'altro chi era quel rozzone, se lo becco, il malonceffone? E nel frattempo ci ha raggiunto in studio Deborah Jurato. Ciao, ciao. Bentornata. Bentornata. Allora, vabbè, per chi non ti conoscesse, ma ormai tutti dovrebbero sapere chi sei, tu hai vinto l'ultima edizione di Amici e poi il 10 di novembre, quindi pochi giorni fa, sei uscita con il tuo disco di inediti, Libere. Spiegaci un po' il titolo. Eh sì, ho cercato di dargli un titolo importante perché è il mio primo album e comunque... Per me è importante proprio il significato, perché non è al singolare, è al plurale, libere. Mm-hmm. Ed è proprio un augurio a tutte le donne, le ragazze, per far sì che si esca fuori quella forza che noi donne ci sta, ma che tante volte non riusciamo a tirar fuori.
io magari parlo nel mio piccolo, in quello che ho vissuto, tante volte ti senti non apprezzata dalla gente, per quello magari tu hai un sogno, hai un obiettivo e non riesci a raggiungerlo perché ti troncano le gambe e non credono in quello che fai. O come può essere l'amore, no? Tante volte noi ragazze ci facciamo prendere da questi amori, ci facciamo coinvolgere e poi vanno a finire tanto male, malissimo. Ma infatti, a proposito di amore, è un disco che ruota un po' attorno al tema dell'amore e delle sue mille sfaccettature. Senti che è cambiato il tuo modo di rapportarti all'amore, perciò anche alle relazioni sentimentali dopo amici, dopo quell'esperienza? No, perché comunque, cioè, è normale che l'esperienza ti cambia, però internamente poi sei sempre la stessa di sempre, non cambi. O comunque io con i miei amici, con le persone a cui tengo, non sono cambiata, ma perché alla fine io sto facendo della mia passione la mia professione e non c'è cosa più bella. Ma poi sei sempre te stessa e devi essere sempre te stessa. Sì, ma magari sono esperienze così forti, io non posso neanche immaginare sì, che c'è il rischio. Che magari secondo me c'è il rischio che... Cioè, io non sono cambiata, però benissimo. Certo. Però magari hai deciso di parlare di amore, come sì, l'amore visto... Perché hai vissuto qualcosa in particolare tu? Ho vissuto magari delle esperienze in amore che... ti hanno fatto dire, diamo dei consigli. Sì, esatto. No, consigli no, però sai, tante volte proprio non riesci a gestirle le storie d'amore, capito? E ti ritrovi magari sola e non sai come uscirne da queste cose, ti senti debole, ti senti giù. E poi non lo so, che c'è questa forza in noi che ti fa rialzare. E direi, a proposito di forza, hai detto che l'album è dedicato alle donne. C'è una donna in particolare, magari non solo nel mondo della musica, che vedi come ispirazione? Allora, nella mia vita personale io... mia mamma, perché è normale, no? La mamma è sempre la mamma. Però c'è una persona che a me mi ha aiutato tanto nella mia vita a uscire fuori da tante difficoltà, che è una mia cugina carissima, che è praticamente, tra l'altro, cugina di secondo grado, ma è come se una sorella, un'amica, un tutto, capito? È un amore bellissimo, che è un sentimento così forte. E poi di donne artistiche, per me Fiorella e siamo anche amiche. Ecco, appunto, ti volevamo chiedere, con lei avete realizzato il brano Dimmi dov'è il cielo, no? Correggimi sì, se sbaglio. Sì. Com'è nato il rapporto con lei e com'è stato collaborare? Ma con lei, una grande della canzone italiana come Fiorella. Assolutamente. Madonna. Da premettere che io Fiorella l'ho sempre ascoltata, perché per me Fiorella è l'eccellenza italiana, no? Per l'interpretazione. E quando il primo pezzo che ha scritto, che mi ha scritto, che era anche Se fuori inverno, e mi è arrivato questo inedito che nessuno mi voleva dire di chi era, e poi dopo ho scoperto che era di Fiorella, lì già stavo male. In un Facebook aperto, negli uffici. Lì già stavo malissimo, perché comunque dall'oggi al domani ti ritrovi una penna come la sua, ti fa un po' effetto, no? Poi quando abbiamo iniziato l'album nuovo, lei poi mi ha invitato nelle tre date in Sicilia ed è stata un'emozione fortissima, perché cavalcare lo stesso palco con lei è veramente, c'è le gambe Giacomo ti fanno, non è... Io scoperto poco fa cosa vuol dire. Sì, ti ritorni un po', sai, tipo i concorsi di canto a 15 anni, così sì, che sei proprio emozionato. E poi dopo abbiamo iniziato l'album e lei mi ha regalato quest'altro pezzo. E l'abbiamo inciso, quando io il giorno che l'ho inciso lei era lì con me e siamo stati tutto il pomeriggio assieme a incidere il suo brano, il suo pezzo. Però con Fiorella si è creata una bellissima alchimia, io cerco di prendere qualsiasi cosa da lei, la osservo tanto. Cioè, vorrei averci solo un capello di Fiorella. Però non ha richiesto sforzo, no? Questo è stato no, un incontro è stata una bello cosa, è stata una cosa proprio, sì, che si è creato con tanta naturalezza. Bello. Che non... Ma non è l'unica collaborazione all'interno no, del disco, c'è anche una con Rocco Hunt. Ti piace il rap, lo segui? O... Mi piace il rap, però lui mi piace tanto, in assoluto. L'ho visto dal Sanremo. Ok. E lì praticamente mi aveva colpito Rocco per la sua semplicità, per la sua simpatia, umiltà e perché comunque
vedevo quanta passione ci metteva in quello che faceva. E appena deciso l'album, io ho chiesto se potevo metterci un duetto. E la prima persona che il nome che ho fatto è stato proprio Rocco. Faccio, io lo voglio fare con lui. E lui ha scritto Sono molto buona, che tra l'altro è un pezzo bellissimo, dove io la prima volta l'ho sentito da pelle d'oca e lo cantava lui così, però ha proprio beccato il significato che io volevo nel disco e ci siamo riusciti. E poi lui, vabbè, lui è fortissimo, poi fa ridere, è una bella persona, sì. Tanto umile, con proprio i piedi a terra e... Ma senti, torniamo un po' alle donne, no? Le destinatarie di questo album. Non facciamo altro che leggere ogni giorno studi o articoli che sottolineano il fatto che la donna non abbia ancora, nell'ambito lavorativo come in altri ambiti, raggiunto le famose pari opportunità, no? Secondo te nel mondo della musica, per l'esperienza che stai avendo adesso, è lo stesso? C'è un disequilibrio? No, perché alla fine comunque si condivide la stessa cosa che è la musica. E penso che questa, io al momento, cioè poi non spero mai, però in questo momento non penso a una rivalità tra uomo e donna nella musica o non pensi che sia più semplice se uno è uomo rispetto a... No, alla fine si condivide la stessa cosa, no? Che la musica e regaliamo alla gente delle emozioni, io in un modo, un'altra persona in un altro modo, però la cosa che a noi interpreti, artisti, fa piacere il fatto di condividere la nostra musica e la nostra passione con la gente poi che ci ascolta. Quindi forse nella musica questa disuguaglianza non c'è. Al di là del musica, al di là del sesso. Poi non lo so, cioè io non lo. Cioè io per quello che ho in questo momento. No, ci mancherebbe. Ma sai cosa facciamo? Noi invece vediamo il tuo nuovo video, L'amore è vero, poi continuiamo a parlare. Ok. E questa era L'amore vero, video in cui inserirei ogni tanto qualche bacio. Manca un bel bacio. Allora, scherzi a parte, abbiamo visto che hai girato a Milano, insomma, dei luoghi riconoscibili. E come ci dicevamo prima della diretta, tu ti sei trasferita da 2 mesi, siamo riusciti a calcolare alla fine. Sì, cioè da 2 mesi ho casa e vivo... Sei stabile. Sono stabile. E come mai hai preferito Milano a una Roma? Perché comunque avevo tutto qui, il mio produttore, lo studio di registrazione, mentre l'etichetta. Ma come ti stai trovando? No, benissimo, io benissimo mi trovo. Ma se stai sfatando il mito che Milano è in ospitale. Pure da sicura, dire che si sta bene a Milano è difficile. No, vabbè, se... Che ne so... Facciamo cambio, va. Andiamo a fare Occupy in Sicilia, che forse si sta... Ah, pensavo che mi lasciassi qua. No, comunque si vive bene a Milano. Sì. Io ci vivo bene, sì, sì, okay. Molto. Senti, Deborah, questo è il periodo un po' Toto Sanremo, perché fra poco, insomma, si iniziano a dare i nomi. Ta-ta-ta-ta. E tu sei tra le più quotate. Se dovessi appunto accederci, che brano porteresti? Visto che quest'anno si torna alla vecchia edizione, quindi dove un cantante può portare solamente un brano. Che brano pensi potresti portare? Non ne ho l'idea in questo momento. Idea. No, non ti sei ancora proiettata? No, non mi sono proiettata perché... Visto che ancora non si sa niente, comunque io non so un bel niente. Quindi no, non voglio fare il passo più lungo della mia gamba. Quindi mi voglio vivere appieno questa. Intanto l'uscita del disco e tutto quello che verrà adesso. Poi se arriverà a Sanremo e io ho il piacere di toccarci anche con la punta del piede quel palco dell'Ariston, allora. Soddisfatti. Sì, però intanto voglio vivermi veramente l'attimo e. Ogni cosa bella e brutta che mi vuoi, però me la voglio vivere. Sei contenta della nuova modalità, cioè nuova modalità, del tornare alla vecchia modalità Sanremo, della gara semplice, ovvero con una sola canzone? Sì, certo. Io Sanremo l'ho sempre seguito, anche se ogni anno è cambiato un po', però per me Sanremo rimane sempre Sanremo, che... il festival della musica italiana, quindi come lo fai e fai, aggiungere, sì, come lo fai e fai è sempre bello. Beh, noi vada come vada ti facciamo esatto, in bocca al lupo. Bocca al lupo per l'album. Per l'album, ricordiamolo. Esatto, e poi ci dicevi che il 29 è una data. Sì, il 29 è un firmacopie
Guarda, San Cataldo, puoi fare l'appello lì, quella è la tua telecamera. 29 di dicembre, mi sto confondendo, allora 29 novembre a San Cataldo, Le Zagare, è un centro commerciale, c'ho un store, sì, un firmacopio. Okay. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Grazie, in bocca al lupo. Crepi. Noi lanciamo l'ultimo video della giornata con The Nox con Powers, con questa è Classic. E questi erano The Nox e Powers, no? Yes, con Classics. Con Classics. No, Classic, e noi ci vediamo invece domani con i Clean Bandit, quindi tornano a trovarci qua a Occupa DJ, c'erano stati già l'anno scorso, e noi ci vediamo domani. Hasta luego!